Non so se sai cosa significhi passare la tua infanzia in un orfanotrofio enorme. Con gli altri bambini che ti deridono e ti dicono che sei deforme. Quando in realtà sei solamente un po' più sviluppato di loro. Ma loro non lo accettano e ti prendono in giro e ti sbeffeggiano in coro. Non so se sai cosa significhi passare la tua infanzia in solitudine. Con gli altri bambini che ti ghettizzano come fossi un istriano a Udine. Quando in realtà sei solamente un poco più alto della media. Anche se effettivamente non è normale usare un armadio come sedia. Alti 3 metri. I bambini alti 3 metri frequentano scuole altissime, altrimenti in quelle normali non riuscirebbero a stare seduti nei banchi. I bambini alti 3 metri corrono le maratone con facilità, si fanno Berlino, Boston, New York e Londra in un giorno e non sono mai stanchi. I bambini alti 3 metri vivono in case altissime, il problema è il medesimo delle scuole, non riuscirebbero a entrare in case normali. I bambini alti 3 metri necessitano di una dieta speciale per bere succhi e mucche, per mangiare divorano interi maiali. I bambini alti 3 metri, i bambini alti 3 metri, i bambini alti 3 metri, i bambini alti 3 metri. I bambini alti 3 metri hanno mani grosse come la tua faccia e se ti mollano un ceffone sulla tua faccia rimarrà perpetuo il segno delle dite. I bambini alti 3 metri richiedono un parto di 2 anche 3 settimane, non è inusuale che per farli uscire si utilizzi anche la dinamite. I bambini alti 3 metri hanno gambe alte fino alla tua testa e se ti tirano un calcio c'è molta probabilità che ti ritroveranno in Australia. I bambini alti 3 metri possiedono notevoli organi riproduttivi che come dimensioni ricordano un po' della l'Italia. Ma tu non devi considerarli mostri, sono persone esattamente come noi. Come noi! Magari non proprio alti come noi, ma a parte l'altezza sono come noi. Come noi, come noi, come noi, come noi. Bambini alti 3 metri fanno il bagno in spiagge abbandonate, perché stando spesso in piedi lo scorrerebbero il sole agli altri bagnanti. Bambini alti 3 metri giocano a schiacciasette con gli scogli, solo che questi rimbalzano sulle città limitrofe uccidendone tutti gli abitanti. Bambini alti 3 metri vanno in spiaggia e giocano con la sabbia, vogliono costruire castelli ma finiscono sempre per costruire nuraghi. Bambini alti 3 metri portano in spiaggia i loro animali domestici che non sono né il cane né il gatto, ma tirano sari, elefanti e fortuna draghi. Ma tu non devi considerarli mostri, sono persone esattamente come noi. Come noi! Magari un po' più alti rispetto a noi, ma a parte quello sono come noi. Come noi, come noi, come noi, come noi. I bambini alti 3 metri hanno pianto lacrime amare per la scomparsa del colosso di Erodi, adesso temono per il fatto della statua della libertà. Ed è solo colpa del nostro ostracismo se questi bambini alti 3 metri non conducono un'esistenza normale e non troveranno mai la felicità. E tu continui a considerarli mostri ed effettivamente non hai proprio tutti i torti. Chissà la fatica che faremo noi poveri cristi per seppellirli quando saranno tutti morti. Saranno tutti morti,
saranno tutti morti. Na, 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 na.